Let's go bitches e benvenuti a questo nuovo video in cui vi spiegherò come funzionano gli spawn in postazione e ricordate che questi tips che vi sto dicendo in questo video potrete usarli per qualsiasi gioco dove esiste la modalità postazione e sia per pubblica o comunque ranked, cioè classificata. Quindi let's go bitches, via il video! Tenete a mente che quello che vi sto per dire serve in postazione, ma vale per tutti i capitoli di Call of Duty. Quindi fate bene attenzione, partiamo subito con quella che è la prima hill, praticamente la postazione al centro mappa. Come vedete ci sono tantissimi spawn, questa penso sia una delle più difficili. E cercherò di spiegarmi bene su dove spawnano gli avversari o voi a seconda delle situazioni. Allora, iniziamo subito, andiamo in ordine cronologico. Ovviamente, se vedete, non c'è il cerchio numero 4 perché sarebbero i due spawn, quello in casa mia Middle e quello vicino allo stanzino dello spawn Sentinel. Allora partiamo subito dal numero 1. Cosa succede quando si spona nella zona numero 1? Vuol dire che gli avversari stanno controllando praticamente la parte di vetri vicino allo spawn numero 5 e la parte di Solar, che sarebbe la casa Middle, quella in centro mappa. Ogni tanto rischierete anche di spawnare in questa situazione anche al numero 3, che sarebbe dentro al garage e sabbia. Perché questo? Perché a volte gli avversari, avvicinandosi a guardare la zona di cutoff, che è quella che guarda la seconda hill, cioè il numero 1, forzeranno gli spawn e vi faranno spawnare al numero 3. Gli spawn invece 5-6, che tra l'altro il 6 come vedete ingloba anche quello iniziale dell'inizio della partita, si può spawnare in quelle due posizioni solamente quando gli avversari controllano la zona di passerelle gialle, la zona di cutoff, che sarebbe quella sempre in centro mappa che si passa alla seconda hill, e casa a tre piani, e casa numero 3, o edificio numero 3, come lo volete chiamare. Per quanto riguarda gli spawn 7 e 2, che sono secondo me gli spawn più lontani insieme comunque al numero 3, gli spawn 7 e 2 si possono, diciamo, si spawnano in quella situazione solamente quando gli avversari controllano sia vetri, sia la parte middle della mappa, cioè il solar, sia la parte destra, cioè seconda hill. In quel caso vi forzeranno a spawnare tutti in un lato della mappa, però state attenti perché è molto controproducente perché potrebbero raggiungere velocemente vetri e farvi spawnare al numero 3. Postazione numero 2, postazione di cutoff, come viene chiamata, la seconda hill. Allora, partiamo subito dal presupposto che lo spawn numero 1 è quello che dovreste sempre avere come punto di rinascita, poiché è quello più utile, più veloce per arrivare alla postazione, dove avete anche più punti elevati da cui guardare la postazione. Dovrete sempre stare attenti, dovrete sempre lasciare un uomo comunque in un punto alto che stia attento agli avversari che potrebbero rinascere nel punto di rinascita numero 2. Perché questa cosa? Come fanno gli avversari a poter rinascere nel punto numero 2? Bene, allora ogni tanto, mentre gli avversari vengono dallo spawn numero 4 e dal centro mappa, se contendono la hill o la fanno rossa, forzeranno a volte alcuni giocatori anche a spawnare diciamo nello spawn numero 2. O a volte, se andrete troppo avanti fino ad arrivare alla casetta viola o arancione, come anche viene chiamata Energy, forzerete i nemici a spawnare sia al numero 3 che al numero 2. Quindi ricordate sempre un uomo vicino alla parte numero 1 che possa sia aiutare dentro la postazione che fuori. Lo spawn numero 4 è quello di default, di base di questa postazione, dove chi non ha il controllo rinasce esattamente in quel punto. Postazione numero 3, la hill di garage. Allora, lo spawn numero 1 è quello di default per gli attaccanti se gli avversari hanno il controllo della postazione e ovviamente non sono arrivati fino alla casa viola. Se per caso non rinascete al numero 1 ma rinascete al numero 2, vuol dire che gli avversari sono dentro la casa della bomba di B o viola, come ho detto prima, o Energy, e sono anche verso casa a tre piani. Cosa fare qua? Bene, il mio consiglio è di controllare la zona dello spawn numero 3, stando magari in qualche punto nascosti, cercando di fare kill da dietro e cercando di non morire, perché se morirete spawnerete al numero 2, dato che gli avversari arrivano dal punto di spawn numero 1. Come fare qua? Bene, ci sono comunque dei camion che vi possono aiutare, degli angoli, potete salire sopra casa a tre piani e comunque ogni volta che potete saltate sopra marrone e sopra brown per andare a spawn killare le persone che rinascono nel punto numero 1. Facendo questo e avendo una persona anche nel punto di rinascita numero 3, forzerete i giocatori a spawnare nel punto numero 2. E cosa fare qua? Bene, sono molto lontani per arrivare alla vostra postazione a garage, quindi farete tantissimi punti e potrete già prepararvi mentalmente per la quarta postazione. Postazione numero 4, quella che si trova nella zona top. Allora, come fare qua? Qui il mio consiglio è controllare sempre la zona
numero 1, chiamata Maps, o la zona comunque della seconda hill, e cercare di incanalare gli avversari a venire dal punto di rinascita numero 2. Come fare questa cosa? Bene, dovrete avere un uomo che si trova nella zona vicino seconda hill e gli altri ovviamente distribuiti tra il centro mappa di Solar e sopra sulla hill. Una volta fatto questo, se riuscirete ad invadere la zona di vetri, farete rinascere le persone nello spawn numero 3 e nello spawn numero 4, che sono i peggiori per questa postazione. Ci vogliono quasi 10 secondi per raggiungerla e voi potrete sfruttare punti alti come sopra cutoff, sopra vetri, stare nascosti in centro mappa dentro la casa per poter killare le persone che rinascono nello spawn numero 3 e numero 4. Ricordate che se però spawnate in quei punti sapete già esattamente dove sono i vostri avversari, quindi tenete sempre a mente questa cosa, controllate i punti alti dello spawn numero 1 e spawn numero 2 per far spawnare out gli avversari nel punto di rinascita 3 e 4. Postazione numero 5 è quella nella zona di connector o della bomba di B. Bene, il vostro setup qui dovrà essere controllare lo spawn numero 1 e forzare i nemici a rinascere nello spawn numero 2 e numero 3. Come fare? Bene, dovrete controllare la zona di passerella che si trova in basso sotto la hill, controllare se i nemici flancano da vetri, che quindi passano attraverso casa a tre piani o vanno dentro connector, che sarebbe il corridoio viola. È molto difficile qui, il modo è sacrificarsi praticamente con gli SMG, saltando sopra passerelle, andando sopra casa a tre piani e poi uccidendo gli avversari da sopra o solamente facendosi uccidere. In questo modo gli avversari saranno impegnati e saprete sempre dove sono. Lo spawn numero 4 è molto difficile far spawnare gli avversari perché bisogna controllare sia lo spawn numero 2, quindi avere una persona che va fino in sabbia, e sia controllare il punto di rinascita numero 1. Attenzione perché è molto controproducente, poiché gli avversari possono arrivare facilmente a contendere il punto di rinascita numero 1 e prenderlo, e quindi arrivare, rompere la hill e setapparsi al punto vostro, poiché lo spawn numero 1 ha proprio un vantaggio tattico di posizionamento e di power spot sulla mappa. Siamo arrivati alla fine del video, fatemi sapere qual è la prossima mappa che volete vedere per gli spawn. Io vi saluto, un saluto da Power, let's go baby!